Un saluto e un augurio di Santa Pasqua a tutti voi. Stiamo attraversando una notte profonda, un'esperienza che ci coinvolge e spesso ci fa paura. Ci afferra interiormente, ci toglie la speranza. In questa notte siamo chiamati ad alzare lo sguardo e a guardare il cielo, a scoprire che nel buio della notte ci sono stelle luminose. Come recita l'antifona dei Vespri della festa di San Lorenzo, che dice: «La mia notte non ha oscurità, ma tutto nella luce diventa chiaro». In questa notte ci sono tante stelle luminose. Se restiamo a guardare la terra, tutto ci appare buio. Se invece alziamo il capo verso il cielo, vediamo la luce anche nella notte. In un celebre dipinto, Notte stellata di Van Gogh, nella notte della sua malattia dipinge un cielo notturno illuminato di stelle, un animo aperto alla luce. Ricordate anche Dante, quando ha attraversato faticosamente l'inferno e finalmente esce fuori da questo tempo. Nell'ultimo versetto così si esprime: «E uscimmo a rivedere le stelle». Nella notte dell'anima, in questa notte planetaria, alziamo lo sguardo per scorgere i segni luminosi che ci aprono alla speranza. Guardando la natura, c'è sempre un alternarsi di notte e giorno, buio e luce. Abbiamo la certezza che questa esperienza di notte, di Venerdì Santo, si apre alla luce di Pasqua. Anche nella vita di tanti santi che hanno vissuto l'esperienza della notte, una notte interiore, momenti terribili, non mancano mai le luci e la presenza di Dio. Madre Teresa di Calcutta, per esempio, racconta di aver vissuto per molti anni una profonda oscurità perché si sentiva abbandonata da Dio, ma scrive che era decisa ad amarlo come non era mai stato amato prima. Una notte intima che ha attraversato tutta la sua esperienza di vita e che l'ha portata ad una sempre più profonda unione col Signore. E mentre nell'anima sperimentava il buio, alle persone che la incontravano donava luce, gioia, speranza. Così dice: «Ho iniziato ad amare la mia oscurità e adesso credo che essa sia una parte, una piccolissima parte dell'oscurità e della sofferenza in cui Gesù visse sulla terra». In quella notte Madre Teresa vive un'esperienza intensa di Dio. In quel buio scorge il volto del suo sposo da amare in ogni povero, in ogni abbandonato della terra. Gesù ci ha detto nel Vangelo: «Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». L'esperienza della notte, di questa notte che viviamo, personale o collettiva, è il luogo, il grembo dove nasce la vita. Ogni notte genera qualcosa di nuovo, di inatteso. Come il seme gettato nella fredda terra muore e genera una nuova vita, una nuova pianta, così anche Gesù nel grembo della terra si annulla per risorgere a vita nuova. Carissimi, Santa Pasqua a tutti. Sappiamo che la nostra notte non ha oscurità. Dopo ogni periodo di buio nasce sempre qualcosa di nuovo. Chissà cosa dovremo aspettarci dopo questa pandemia. Allora alziamo insieme lo sguardo a scorgere le luci e nell'attesa dell'alba intoniamo insieme un unico canto: «Questa notte non è più notte davanti a te. Il buio come luce risplende. Alleluia, Cristo è risorto». Auguri di Santa Pasqua a tutti voi.